Ciao tifosi fanatici del Napoli, andiamo a fare un altro video qui sul canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, siamo insieme e ora andiamo al telegiornale. Il Napoli tiene d'occhio il giocatore empolese. Il Napoli guarda al mercato dei nuovi talenti da far crescere in prospettiva e, in tal senso, guarda anche all'Empoli, dove Giuntoli ha interesse per Baldanzi. Il fuoriclasse classe 2003 è stato uno dei protagonisti della vittoria sull'Inter a San Siro. Giuntoli non ha fretta, ma lavora in prospettiva. Gli scout azzurri, però, sono già al lavoro per monitorare i nuovi tiri da segnare nella sessione estiva di mercato. Tra loro potrebbe esserci il giovane Tommaso Baldanzi, classe 2003, considerato uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla possibile trattativa tra Napoli ed Empoli in vista della prossima estate. Il club partenopeo si è mosso in tempo per l'acquisizione di Tommaso Baldanzi e si aspetta che passi agli scacchi la prossima estate, magari lasciando il classe 2003 in prestito al club toscano per un'altra stagione. Ammirando i gioielli di Corsi, il Napoli ha seguito a lungo la crescita del classe 2003 Tommaso Baldanzi, protagonista della notte vittoriosa dell'Empoli a San Siro. Il DS Cristiano Giuntoli non ha fretta e allo stesso tempo non ha intenzione di partecipare ad aste utili solo a chi ha bisogno di alzare i costi. Quando il Napoli deciderà di giocare, se ci saranno i presupposti, forse potrà proporre all'Empoli una formula che permetterà al 19enne di continuare a crescere nel club toscano. Perché i giovani vanno inseriti progressivamente e senza correre rischi. Tommaso Baldanzi, nato il 23 marzo 2003, è un calciatore professionista italiano che gioca come centrocampista offensivo per il club di Serie A Empoli. Baldanzi è un trequartista, che gioca principalmente come numero 10, ma può giocare anche come esterno sinistro in un trio offensivo. A causa del suo baricentro basso, ha mostrato velocità, controllo di palla, tecnica e creatività notevoli. Principalmente un mancino, può anche usare il suo piede destro più debole e rappresenta una frequente minaccia d'attacco, grazie alla sua vista, alle sue capacità di dribbling e al suo tiro, sia a corto che a lungo raggio. Classificato come uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione, è stato paragonato a Sebastian Giovinco e a Leandro Gomez, anche se ha citato Paolo Dybala come la sua più grande fonte di ispirazione.